A, queste, a questa questione e ehm, le diverse sezioni in cui si articola il numero e le loro presentazioni saranno poi seguite da quelle eh, degli autori che sono presenti stasera e colgo l'occasione anche per eh, salutare eh, gli autori e le autrici che eh, avendo contribuito al numero eh, so che eh, ci stanno seguendo in diretta streaming e, e con loro, ovviamente, tutti coloro che eh, sono connessi o che anche stanno seguendo la presentazione in differita. Abbiamo pensato di eh, costruire un po' questo dialogo di stasera con dei brevi interventi per lasciare poi la possibilità di, di discutere e chiacchierare insieme eh, più a lungo e mh, quindi. Eh, daremo poi spazio alla discussione, non solo de, tra, tra i diversi eh, con, autori che hanno contribuito, ma anche ovviamente al pubblico. Eh, allora do la parola ai curatori eh, del numero eh, e prima di tutto a Mauro Carbone, che è professore emerito all'Università eh, Jean Moulin di Lione, dove dirige il centro di ricerca Vivre parmi les écrans è stato membro dell'Institut Universitaire de France e eh, fino al 2009 è stato professore di estetica contemporanea presso l'Università degli Studi di Milano. È il fondatore e uno dei codirettori della rivista Chiasmi International. Oltre ad essere tra eh, i maggiori esperti internazionali del pensiero di Merleau-Ponty, ha dedicato le sue ricerche degli ultimi anni alla dimensione del visuale e in particolare agli schermi contemporanei cui ha dedicato numerose pubblicazioni. Ricordo in particolare, tra i volumi più recenti, Filosofia Schermi, dal cinema alla rivoluzione digitale, Cortina 2016, eh, Merleau-Ponty's Poetic of the World, New York eh, Fordham 2020, ehm, curato con Galen Johnson e Emmanuel de saint e eh, la nuova edizione dell'evento eh, dell'11 settembre 2001, quando iniziò il ventunesimo secolo, Mimesis 2021. E con molto piacere vi do la parola. Grazie a tutti voi di essere qui, buonasera, eh, grazie ad Anna Caterina per questa presentazione eh, così ricca. Eh, io ho l'onere e l'onore di parlare per primo perché vi devo confessare che eh, l'idea iniziale e la formula che danno il titolo a questo numero eh, di out-out eh, le ho avute io prima di eh, svilupparli, eh, arricchirli e eh, dettagliarli. Eh, Insieme con Raoul Kirchmeier in un rapporto di collaborazione eh, molto stretto, talmente stretto che alla fine eh, posso dirvi trionfalmente che riesco a scrivere il suo cognome senza copiare. Ecco. E, quindi c'è stato questo lavoro così di eh, condivisione che eh, ha trovato in Raul un eh, interlocutore sempre molto eh, in sintonia rispetto a eh, un'idea che eh, in realtà è piuttosto provocatoria, quindi che non era affatto detto venisse eh, accolta così eh, benevolmente e eh, non soltanto da lui, ma da tutta la redazione della rivista e dal suo direttore, che colgo l'occasione qui per eh, salutare e eh, ringraziare Pieraldo Rovati. Perché la filosofia non è mai stata considerata, non si è mai considerata sapere visuale, almeno da eh, Platone in poi, l'idea di filosofia la, eh, che, che è stata tramandata, che è, è dominante, eh, è l'idea che la filosofia è la negazione del sapere visuale. No? Il sapere visuale e il sapere dei sensi sono quanto sono ciò da cui bisogna guardarsi. Lo diceva Platone, lo ridice Cartesio, e allora eh, il fatto di dire. Non eh, che la filosofia è eh, la negazione del sapere visuale, ma che eh, è un sapere visuale, è qualcosa appunto di eh, provocatorio. Ed è eh, questo eh, il tipo di proposta che io ho fatto eh, a Raoul, che ha avuto la bontà di prenderla eh, sul serio, perché appunto è una proposta provocatoria che. Eh, mette in discussione una certa idea di filosofia e eh, una certa autocomprensione che eh, la filosofia ha eh, tramandato di se stessa, cioè l'autocomprensione secondo cui la eh, filosofia è eh, un sapere eh, che ci consente di allontanarci dal eh, visuale e più in generale dal sensibile o di sublimarli nel mondo delle eh, idee e invece si propone un, come un sapere eh, discorsivo o addirittura nella modernità come un sapere eh, concettuale, il sapere del concetto eh, che è quanto si vuole eh, più lontano per eh, certi versi dal eh, sensibile e quindi dal eh, visuale. Ecco mh, perché a un certo punto mi è venuta l'idea di eh, proporre un, un titolo come questo. Eh, perché Ci troviamo in un'epoca nella quale il eh, proliferare eh, delle immagini e eh, quella che chiamerei l'egemonia culturale che il visuale ha, ha preso, ha eh, assunto rispetto al verbale, e su questo se volete eh, torneremo. Ehm, questi fenomeni, dicevo, sono fenomeni che eh, sembrano mettere in discussione l'identità della filosofia come sapere concettuale. Proprio perché la filosofia si è autocompresa come sapere concettuale e oggi invece è il sapere visuale ad essere egemone, questo sembra entrare in conflitto con eh, appunto l'idea dominante di filosofia e mettere in discussione il futuro, se volete, della filosofia. Potrà la filosofia continuare a eh, svilupparsi o a vivere come eh, ha fatto eh, a fronte di una rivoluzione epocale come quella eh, che stiamo eh, vivendo? Ecco, l'idea è è stata quella di eh, sostanzialmente eh, far vedere due cose, eh, che sono un po' i due filoni principali che attraversano tutte e tre le eh, sezioni in cui eh, questo numero della rivista è eh, suddiviso. La prima è stata l'idea di eh, mostrare ne parlavamo in, alcune, in certe occasioni con Andrea Pinotti, mostrare che esistono dei luoghi importanti all'interno dei testi della tradizione filosofica in cui eh, abbandonando quell'opposizione platonistica eh, concettuale contro eh, visuale, la filosofia eh, si è messa eh, in gioco. Confrontandosi con eh, il sapere visuale eh, della propria eh, epoca. Facevamo, in una occasione con Andrea facevamo l'esempio eh, della eh, caratterizzazione eh, di Marx dell'ideologia no, eh, intesa come eh, rovesciamento del, del mondo reale eh, come appunto eh, succede con eh, certi strumenti certi dispositivi ottici quindi ecco eh, da un lato l'idea è stata quella di riprendere e rimettere in valore quelle, eh, quei luoghi della eh, tradizione filosofica in cui la filosofia si è misurata con il visuale o addirittura ha fatto ricorso al visuale per meglio eh, dire qualche cosa, come Marx, appunto, nel caso che vi ho fatto, per dire che cos'è l'ideologia, è ricorso appunto a. Ehm, dispositivi di carattere, eh, di carattere visivo. Ci mi è sembrato che fosse importante eh, valorizzare questi luoghi della tradizione filosofica per mettere in discussione l'idea che la eh, filosofia sia stata eh, sempre e solo un, un sapere discorsivo e eh, addirittura eh, concettuale. E nello stesso tempo per far vedere che in realtà la filosofia non è così sguarnita rispetto a questa sfida, se volete, che eh, l'egemonia del visuale sul verbale che oggi, eh, cui oggi assistiamo. Attenzione, quando parlo di egemonia non voglio dire che il verbale oggi non sia eh, decisivo nel orientare le nostre scelte, lo è assolutamente. Mm. Però chi ha l'egemonia, cioè chi eh, funziona come ehm, il punto di riferimento che orienta eh, i nostri comportamenti, è eh, piuttosto eh, il visuale. Ecco, eh, dicevo, eh, per tutto questo mi sembrava eh, importante sottolineare che la filosofia non è sguarnita eh, rispetto a questa eh, sfida che eh, il, il sapere visuale, come noi oggi lo stiamo eh, vedendo, eh, le, le pone. E che quindi l'eventuale. Eh, conflitto eh, futuro non è che eh, necessariamente debba avere un verdetto già eh, segnato. L'altra idea che sta alla base del numero è che però la filosofia ha, eh, se è vero quello che ho detto, eh, ha mostrato anche eh, molto spesso una scarsa ehm, considerazione o addirittura un'ignoranza e quindi in questo senso un non sapere nei confronti degli aspetti tecnologico culturali eh, che il sapere eh, visuale ha di volta in volta assunto eh, nelle diverse epoche. Cioè sapere visuale vuol dire è qualcosa di estremamente generico. Il sapere visuale è qualcosa che nelle diverse epoche si è andato modulando diversamente in base ai dispositivi ottici che in quel momento erano i eh, dispositivi ottici eh, dominanti. E ecco, la filosofia molto spesso, troppo spesso, non ha tenuto conto di questo. Ha guardato all'ambito del visivo in un modo. Eh, molto generico e appunto non tale da sottolineare eh, questi i, i cambiamenti che eh, il sapere visuale aveva eh, assunto nelle diverse epoche, in virtù del cambiamento storico, culturale e tecnologico che eh, era eh, avvenuto. Quindi, l'idea era, da un lato, dimostrare questo aspetto per cui la filosofia non è sguarnita e dall'altro di eh, dimostrare come invece di mostrare eh, come invece la filosofia abbia dei ritardi eh, sconti appunto delle eh, ignoranze, una mancanza di considerazione di certi aspetti, appunto, che mi sembra decisivo sottolineare perché da questo può Uh, scaturire quello che è uh, l'avvenire eventuale uh, non soltanto della filosofia ma uh, della nostra uh, cultura uh, in uh, generale. Vi faccio per concludere un esempio uh, autobiografico. Eh, che mi ha aiutato a capire queste cose che eh, vi ho detto, soprattutto la seconda, eh, cioè il fatto che i filosofi eh, sono poco attenti agli aspetti eh, tecnologico-culturali del visuale. Dovevo scrivere per una rivista eh, internazionale un articolo su... Merlo ponty gli schermi, i veli e, e quindi ho scritto delle cose facendo riferimento ai veli e così via, facendo riferimento eh, a certe pagine eh, del visibile e eh, l'invisibile di Merlo ponty Avevo il direttore della rivista che eh, leggeva le stesure del, eh, dei nostri articoli, quindi anche del mio, e faceva dei commenti il direttore della rivista non era un filosofo, era un uh, studioso di cinema e media. E uh, lui chiedeva, sì, ma la fonte di luce dov'è in, uh, in, in questo riferimento? Allora, i filosofi, che spesso sono appunto un po' ignoranti rispetto alle questioni tecnologiche, ma sempre molto supponenti, io mi mettevo nel mazzo, mi metto nel mazzo per quello che ero, mettiamola giù così, cioè, non capisce che questo è irrilevante. No? E poi ho capito che era decisivo invece, che le, che le domande che lui sollevava erano assolutamente decisive. Perché se lo spettatore è da una parte del velo e la luce sta dall'altra parte del velo stesso, si crea una condizione di visione e quindi se volete una metafora ontologica, che è molto diversa dalla la, la, la situazione spettatoriale e la metafora ontologica che si crea se, quel, se la fonte luminosa non è dall'altra parte ma è alle spalle dello spettatore stesso. Ecco, i filosofi hanno troppo poco preso in considerazione questi aspetti che, come vi dicevo, sono decisivi anche per le loro eh, implicazioni eh, ontologiche e, a mio parere, sono decisivi per quello che sarà eh, il futuro della nostra cultura e il ruolo della filosofia all'interno di essa. Vi ringrazio. Grazie Mauro per aver messo a fuoco quella che è un po' l'intenzione filosofica eh, del numero e che forse si potrebbe un po' anche riassumere nella necessità per la filosofia di eh, lasciarsi interrogare dalle condizioni materiali. No? Mi sembra questo. Mi sembra essenziale questo aspetto che hai sottolineato eh, dell'attenzione non solo al visuale come dimensione, che è qualcosa che in realtà abbiamo, abbiamo già assistito no, negli ultimi decenni, ma proprio alle, alle condizioni tecnologiche dei dispositivi. Allora, eh, do la parola all'altro um, curatore del numero, Raul Kirkmeier. Eh, spero di pronunciare e di scrivere correttamente il suo nome. E, um, <ride> <ride> e, che uh, ho molto piacere di incontrare questa sera eh, che è docente di storia e filosofia al liceo Galilei, Galileo Galilei di Trieste e uh, professore a contratto all'università di Trieste è membro della redazione di OutOut Out, e uh, anche membro dell'equipe Sartre all'Institut des Textes et Manuscrits de l'École Normale uh, di Parigi ha eh, curato e tradotto diversi volumi e fascicoli monografici attorno alla fenomenologia, alla riflessione marxista, al pensiero francese, in particolare Sartre, Merleau-Ponty, eh, Lyotard, eh, Derrida, ed è autore delle monografie eh, Il circolo interrotto, Figure del dono in Moss, Sartre e Lacan, Trieste 2002, eh, Merleau-Ponty Una sintesi, Marinotti 2008. Eh, passioni del Visibile, saggi sull'estetica francese contemporanea per ombre corte 2018. Molte grazie anche della presentazione. Ehm, io sono molto contento di, di essere qui alla Casa della Cultura a Milano e di esserci per Out Out, eh, anche un ritorno per, per la rivista nel, nel luogo che l'ha vista nascere. Nella città che le ha dato i Natali, e sono molto contento di essere qui. Con, eh, con gli amici, i colleghi, che, le amiche che, che hanno partecipato a questo numero, perché mi sembra che lo posso dichiarare senza, senza um, alcuna preoccupazione, un numero particolarmente ben riuscito. Mm, noi siamo molto all'interno della redazione di, di Out Out, estremamente autocritici e. Facciamo le pulci all'interno della redazione a, a ogni numero per vedere se è riuscito bene, non è riuscito bene, in, in, in che misura è riuscito, in che misura non è riuscito. E eh, avendo ormai una certa eh, storia di navigazione con, con la redazione posso, posso dire che, che questo numero non soltanto mi piace per come è, com è stato realizzato ma anche per i risultati che eh, mi sembra possa portare al dibattito nella molteplicità delle, delle voci, ne parlavo prima con Roberto Diodato, e, eh, ma soprattutto in una sorta di effetto caleidoscopico, caleidoscopio è uno del, una delle figure dei dispositivi che viene esaminato appunto in un saggio di Maria Rebecchi, eh, c'è una sorta di effetto caleidoscopico, dicevo, per cui eh, I testi si richiamano tutti mh, ed è una contingenza assolutamente fortunata e non voluta. Eh, nonostante avessimo discusso a lungo con Mauro eh, su, sugli inviti, in modo tale che appunto il fascicolo, il fascicolo potesse offrire al lettore proprio lo spaccato di un dibattito attualissimo. E, e dunque c'è una sorta di unitarietà che il lettore ritrova nel. Eh, percorrendo il, il numero, leggendo i vari testi, ehm, in una molteplicità di prospettive, che, che sono diverse per approccio, per metodologia, per, per linguaggio. E questo mi sembra che, innanzitutto, appunto, offra al lettore la pluralità degli approcci alla questione della filosofia come sapere visuale e, eh, soprattutto, permetta di eh, ritrovare. Mauro ha già detto l'essenziale, esattamente ciò che è stato eh, da lui esposto poc'anzi. Ehm, molto rapidamente, eh, ci sono parecchi contributori, abbiamo deciso di dividere, su suggerimento di Mauro, secondo me fortunato anch'esso, in tre parti il, il fascicolo, il filosofi e il visuale, immagini e pensiero. Visuale tra tecnologie e teorie, e tra i, contrib i contributori sono a parte i curatori Pina De Luca, Roberto Diodato, Pietro Montani, Graziano Lingua, Emanuele Alloa, Jacopo Bodini, Maria Rebecchi, Anna Rosa Buttarelli, Stefano Catucci e Andrea Pinotti. Allora vorrei dire ehm, giusto due cose eh, in relazione a questa sorta di laboratorio che il fascicolo è diventato: innanzitutto che è frutto anche di, 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 di un'amicizia che si è prolungata ed è diventata, diciamo, dal, dal calore degli affetti, un, un prodotto culturale. E eh, questo mi sembra qualcosa di particolarmente bello e di cui eh, tengo parecchio a, a onorarmi. Eh, due anni di lavoro, forse anche qualcosa di più. Quando iniziamo a parlarne, fu nel, nell'autunno eh, del 2019, del, abbiamo parlato eh, per la prima volta. A Udine nel 2017, a, a Gorizia ah. nel... al, al Festival quello di Quaresima era a Gorizia, era a Gorizia, sì. E lì c'era proprio il, il momento germinale no, del. E Poi abbiamo ripreso il discorso e abbiamo cominciato a progettare appunto eh, un po' più di due, di due anni fa mm. e eh, dunque c'è molto lavoro di preparazione per la realizzazione di questo fascicolo. Eh, molto lavoro di discussione che ha preceduto la progettazione vera e propria. E ehm, ancora una volta, secondo la circostanza fortunata, eh, ehm, ci siamo trovati... Mauro a proseguire le sue indagini relative agli uh, schermi come dispositivo. E io ho, stavo lavorando sulla, su alcuni temi relativi ai dispositivi tecnologici nella uh, classic tedesca, uh, in effetti il testo è su Schopenhauer. Um, e c'è stato un incrocio uh, virtuoso, no? potremmo dire e ci siamo ritrovati appunto con eh, una comune provenienza, quella fenomenologica, e però entrambi a guardare al di là della fenomenologia. E, e dunque si è creata in questo modo il, la, si è creata la cornice della, della progettazione. Allora vorrei molto semplicemente e rapidamente perché poi, appunto, attraversare questo fascicolo è un'esperienza, è, è un'esperienza un di, di, di strabismo, potremmo dire, un po' nella tradizione di out-out. Eh, si guarda al passato, cioè la ricostruzione di alcune linee genealogiche della filosofia nel suo rapporto con, con il visuale, così come Mauro le, destre, le ha descritte poc'anzi, però c'è anche uno sguardo verso il futuro, verso le tecnologie digitali, i nuovi dispositivi di riproduzione dell'immagine, a indicare che in effetti questo campo conflittuale eh, che Mauro prima ha descritto è un campo che necessita di questo sguardo doppio. E in quanto filosofi non possiamo fare a meno di ricostruire la storia da cui proveniamo, che è anche una storia di impensati, una storia di rimozioni o di omissioni. Um, su questo vorrei aggiungere um, qualcosa di, relativamente ad una pensatrice credo di grandissima rilevanza per quello che ha insegnato, cioè Sara Kaufman, che appunto, in Camera Oscura dell'Ideologia, mostra il funzionamento metaforico del, della Camera Oscura, innanzitutto in Marx. Però il libro è costruito con una serie di, um, di, di medaglioni no, che giungono fino a. Retrospettivamente fino a Cartesio. Beh, quello è un gesto inaugurale, ma proprio un gesto di decostruzione, un gesto di, ehm, eh, che, che tende a recuperare questi aspetti omessi, trascurati, tralasciati, e dunque, quel, quel gesto filosofico, quello di Sarah Kaufman, io penso che in una certa misura debba essere recuperato. E quindi, almeno per me, questo è stato un riferimento così com'è un riferimento certamente all'opera di Hitler. Per cui, un'idea è stata, bene, facciamo in filosofia quello che Hitler ha fatto per la letteratura, cioè andare a prendere quei luoghi in cui, eh, trascurati dal pensiero filosofico, o almeno dalla linea maggioritaria della storia della filosofia, il visuale eh, entra in gioco e costituisce un elemento fondamentale del teatro filosofico. Dunque, è un campo conflittuale. E allora questo fascicolo è anche un posizionamento, eh, perché non, non possiamo balzare fuori dal nostro tempo e presumere di adottare uno sguardo desituato. Ci collochiamo, ci posizioniamo, eh, anche questo è mh, nella storia e nel, eh, nel, nel, nell'atteggiamento specifico della rivista, eh, cioè aprire un dibattito ma contemporaneamente posizionarsi. Nel dibattito, e ehm, quello che ne emerge è che innanzitutto la questione del sapere visuale ci chiama in causa, chiama in causa lo statuto della filosofia, come giustamente ha detto Mauro. E eh, questa questione dello statuto del, eh, della filosofia non può che eh, iscriversi all'interno di una struttura costitutiva del discorso filosofico, che è quella del ritardo. Allora. Questo fascicolo da un lato compensa no, questo ritardo, però al tempo stesso è un modo per stare nel ritardo. <ride> Chi si occupa di filosofia, eh, anche se intende eh, delineare una mappa di una Foucaultianamente, di un'ontologia dell'attualità, sa che in partenza deve recuperare. Allora, cerchiamo di recuperare, però recuperiamo in che modo? E facendo emergere appunto eh, questi aspetti eh, di rimozione, di impensato, di inconscio del discorso filosofico relativamente al, all'immagine. Perché? Eh, ma perché questo è il, il compito più urgente, eh, c'è un'urgenza, un eh, il fascicolo cerca di, cerca di corrispondere a questa urgenza. Eh, in un universo, il nostro, di esperienza che è popolato di immagine, saturato dall'immagine occorre creare degli spazi e eh, questi spazi che rivendichiamo sono gli spazi del pensiero per cui questa è un'operazione da cima a fondo filosofica e per terminare questa breve eh, e un po' cursoria presentazione eh, direi questo che anche è un fascicolo che indica la direzione di un rilancio io penso e spero mi auguro che sia Uh, un primo momento uh, di uh, un discorso che la rivista possa continuare ad accogliere. L'ultimo testo, il testo di Andrea Pinotti, è in realtà un'apertura, non è una conclusione del fascicolo, ma è un'apertura ulteriore. La questione del rapporto tra filosofia e virtuale è necessariamente da attraversare, uh, ci sono dei progetti in corso. Uh, ci sono delle questioni aperte. Ancora una volta, come appunto eh, Mauro ha ben sottolineato, um, la quota di sapere tecnico diventa assolutamente indispensabile per la filosofia eh, in nome, certamente, di un proprio della filosofia, no? che è l'invenzione del concetto. Eh, ma un'invenzione del concetto che non può a questo punto... Né fare a meno di una archeologia dei media, né fare a meno delle nuove tecnologie dell'immagine, non può fare a meno di una storia dell'arte rivisitata, non può fare a meno di un dialogo che lo dobbiamo riconoscere è costitutivo della storia stessa, della filosofia. Concluderei, grazie. E ringrazio molto Raoul per aver completato questo quadro di questa cornice, in particolare eh, insomma, mi sembra molto parlante pensando al numero, questa, uh, questo aspetto che hai sottolineato uh, della filosofia che si occupa dell'impensato, che si occupa anche di far emergere una dimensione inconscia, in qualche modo uh, mi veniva da pensare che eh, forse anche la filosofia stessa che è stata diplopica nel suo rappresentarsi come sapere non visuale, salvo poi in realtà fare ricorso in continuazione all'immagine, eh, il visuale, no? forse a partire da Platone già, no? quindi eh, in qualche modo no, mi sembra che sia la chiave per ricollegare eh, il tema del numero al, alla discussione della filosofia su se stessa sempre. E, allora mh, ringrazio molto i due curatori per uh, questa introduzione al numero, adesso eh, ascoltiamo gli interventi dei, degli autori e cominciamo seguendo rigorosamente eh, l'indice del numero a partire da Roberto Diodato. Eh, Roberto Diodato insegna estetica all'Università Cattolica del Sacro Cuore dove è coordinatore della laurea magistrale in progettazione pedagogica nei servizi per minori e dal 2002 è professore invitato presso la Facoltà di Teologia di Lugano. Eh, si è prevalentemente occupato del rapporto tra estetica e ontologia, indagando l'argomento in alcuni autori e correnti filosofiche dell'età moderna e contemporanea e negli ultimi anni ha concentrato le sue ricerche in particolare sui rapporti tra operazioni artistiche e nuove tecnologie. Tra le sue pubblicazioni ricordo eh, il suo ormai celebre Estetica del Virtuale, tradotto anche in francese. Eh, per Vran e eh, in inglese per State University Press di New York, eh, la monografia più recente eh, Immagine, Arte e Virtualità per un'estetica della relazione Morcelliano 2020 e eh, l'edizione inglese per Springer eh, del 2022 e eh, insieme a Laura Aimo eh, un'idea di educazione estetica eh, per Scolè 2021. Okay. Grazie, grazie per la presentazione e grazie, no, porto di qui, grazie soprattutto a Mauro Carbone e Raul Kirchmeier per avermi eh, chiesto di partecipare a, a questo numero di out-out eh, su un argomento così rilevante diciamo, per la riflessione filosofica eh, contemporanea. Io prenderò solo 5 minuti, sarò molto rapido, eh, per dire che il mio contributo si sì, intitola eh, Immagini chiasmatiche. Ora è chiaro il riferimento a Merleau-Ponty, anche se eh, il mio contributo non parla di Merleau-Ponty. Ecco. Però vorrei eh, ricordare, perché pur non parlando di Merleau-Ponty, eh, io Cerco di come dire, comprendere, per quanto mi è stato possibile, eh, il senso dell'invito di Merleau-Ponty. Eh, a me pare, come eh, Mauro Carbone eh, sa, che eh, A me pare che Il visibile e l'invisibile sia eh, un libro, mh, come dire, ancora oggi inaugurale per il pensiero. Ecco, direi. Eh, e per me almeno, almeno lo è, nel, nei limiti delle mie possibilità. E, e allora eh, ricordo che proprio in una nota del visibile e dell'invisibile, una nota del novembre 1960, Nello Ponti scrive: l'idea di chiasma, cioè ogni rapporto all'essere, è simultaneamente prendere e essere preso, la presa è presa. È inscritta è nello stesso essere che prende. A partire da qui, elaborare un'idea della filosofia. Una filosofia che non può essere pura, totale, attiva, possesso intellettuale, giacché ciò che c'è da cogliere è uno spossessamento. Essa non è al di sopra della vita, non la sovrasta, è al di sotto. Il chiasma è questo, la reversibilità tra vedente e visibile, fra toccante e toccato. Ecco. Allora, l'idea che eh, ho cercato di svolgere in questo articolo è che l'immagine è chiasma, qualora sia pensata. Ecco. E eh, qualora sia pensata cosa significa? Significa che le immagini sono proprio dei carnali, sono proprio forme della reversibilità. Qualora sia pensata significa qualora si intenda l'immagine senza il suo apparentemente necessario di essere immagine di. No, è nell'immagine stessa che si rivela un'ontologia del mondo. Ma questo appare meglio qualora si come dire, eh, ispezionino o comunque interroghino o ci si faccia interrogare da certi tipi di immagine. Ripeto, interrogandosi o facendosi interrogare da certi tipi di immagine si comprende il senso ontologico dell'immagine quale chiasma. Questa è un po' l'idea che cerco di, eh, di elaborare. Eh, molto semplicemente una di, queste, di questi tipi di immagini dove eh, il, lo, quello che chiamo Logos Share, ecco, trasgressivo, prende forma, cioè prende forma proprio come un intreccio inestricabile di materia e di idee, in percezione estetica, è proprio quello che, eh, al quale accennava anche prima il professor Kirkmeier, che io chiamo corpo virtuale. Ecco. Allora, attraverso un'analisi di questo eh, di quest incremento dell'arredamento ontologico del mondo, o meglio di questi modi tecnologici che ci consentono di comprendere meglio l'ontologia del mondo stesso, noi possiamo fare emergere la natura dell'immagine come corpo ambiente, cioè lo vediamo bene. Eh? Vediamo queste realtà intermediarie che sfuggono la distinzione tra interno e esterno, che sfuggono la distinzione tra oggetto e evento, che sono ibridi dello statuto ontologico almeno apparentemente incerto. Lo vediamo lì, lo vediamo in altre forme che io sommariamente cerco di delineare nel mio articolo. Questa è l'intenzione. Ecco. Grazie. Grazie Alberto. Se ho sbagliato io qualcosa e, per, insomma, per aver dato questa sfaccettatura sull'immagine, che, però è già un rimettere in discussione completamente la natura stessa dell'immagine, poi a partire da un alleato eh, Merlo Ponti, che, come sai, eh, mi vede assolutamente complice. E, ora Sempre seguendo il nostro ordine, eh, do la parola a Jacopo Bodini, eh, che è dottore di ricerca in filosofia e ricercatore postdoc presso l'Università eh, Jean Moulin di Lione eh, ed è anche docente a contratto di estetica all'Università di Strasburgo. Le sue ricerche si concentrano sull'estetica dei media sulla filosofia della tecnologia, la filosofia delle emozioni, con un'attenzione particolare al dispositivo dello schermo e alla dimensione sonora delle esperienze digitali. Eh, è membro del comitato direttivo del centro di ricerca Vivre par mille écrans e hm, ha co-curato diversi volumi collettivi attorno alla cultura digitale, all'esperienza degli schermi e all'immersività. Eh, è anche musicista e compositore di musiche originali ha collaborato con diversi progetti di videoarte e teatro in Italia e in Europa. Grazie mille, Anna Caterina. E grazie eh, a Mauro e a Raul per, per questo invito. Sono molto contento di essere qui. Eh, così come sono stato molto contento di fare eh, parte di questo numero che in qualche modo mi sembra abbia. Eh, ha avuto il, um, il merito di, eh, almeno per me, che sono anche poi uno tra i, così, tra i più giovani, diciamo, eh, contributori, a, di, di riassumere tutta una serie di. Eh, questioni che mi hanno accompagnato nel corso del, de, della mia esperienza filosofica di, di studente prima e ricercatore poi e di saperle rilanciare in maniera così eh, sapiente, direi anche eh, consapevole, verso eh, questioni che hanno a che fare con l'avvenire, con l'attualità intesa come uno sguardo eh, verso ciò che eh, sta, sta succedendo, in qualche modo verso il divenire che eh, attraversa il nostro tempo e lo trasforma. Nel contributo che io ho cercato di così, mh, dare a questo, a questo fascicolo, eh, ho provato a lavorare su questo tema, eh, che è stato toccato già più volte, eh, soprattutto nell'introduzione, di in qualche modo mh, sapere visuale come una dimensione negata nell'esperienza filosofica e. Oserei dire anche, eh, facendo un po' un concetto psicanalitico di cui però ci siamo ampiamente appropriati, eh, denegata. Nel senso che, eh, come spiega bene Freud, eh, ciò che deneghiamo in realtà è, è lungi dall'essere eh, in qualche modo asportato da, da, dal soggetto che sta denegando qualcosa, ma continua a, a lavorare, eh, continua a lavorare in, in maniera inconscia. E non solo l'esperienza della denegazione, insomma, da, della rimozione è un'esperienza eh, sempre ambigua, perché eh, vede una dimensione di attrazione, una dimensione di repulsione che vanno in qualche modo eh, di pari passo. E, quindi ho cercato di eh, chiedermi, eh, partendo da un filosofo che mi è caro, che è Gilles Deleuze, da un filosofo che ha cercato a più riprese di, anche in maniera... Eh, se vogliamo, eh, provocatoria e manifesta di rivoluzionare il modo di pensare, eh, perché nella, in una delle sue ultime opere, l'ultima scritta con l'amico Guattari eh, che cos'è la filosofia, alla domanda di copertina risponde: La filosofia è creazione di concetti che è una risposta un po' sorprendente e, se vogliamo, anche un po' deludente rispetto alle premesse che uno poteva eh, aspettarsi da Deleuze. E in qualche modo mi sembra però interessante perché diventa il sintomo eh, di una autocomprensione filosofica che eh, già eh, abbiamo, abbiamo trattato eh, questa sera. Ma è interessante anche perché, in realtà, se cerchiamo di far emergere un po' la latenza... Eh, di questa risposta eh, Deleuziana vediamo come in realtà la creazione di concetti che mh, per me potrebbe essere ridotta in qualche modo a eh, l'operazione ordinaria quotidiana della filosofia in realtà eh, per Deleuze è qualcosa che eh, si sviluppa in un rapporto necessario e ambiguo con la dimensione visuale e abbiamo in questo senso due, due dimensioni che vengono evocate da Deleuze. Da un lato quella dell'immagine del pensiero, e l'immagine del pensiero, eh, che è un concetto, mh, una nozione, <ride> eh, che attraversa un po' tutta, tutta l'opera deleuziana, eh, è qualcosa che alla fine, quando appunto lui scrive che cos'è la filosofia, arriva a coincidere un po' con il piano di immanenza. Ed è qualcosa che... Ehm, Costituisce in qualche modo l'impensato del concetto, l'impensato del pensare e quindi ciò che eh, non è esplorato, non è pensato, in qualche modo non è nemmeno pensabile, non è pensabile come concetto, non è pensabile verbalmente, ma da un lato delimita e dall'altro orienta il modo di pensare, il modo di produrre e creare dei concetti. E quindi questa è una prima dimensione di sapere visuale che in qualche modo viene mh, evocata dalla filosofia di Deleuze e mi sembra poter estendersi poi, visto che il ragionamento di Deleuze stesso è in qualche modo eh, storico-filosofico ed epistemologico, alla filosofia eh, più in generale. E l'altra figura che eh, in qualche modo si accompagna a quella dell'immagine di pensiero, è sempre una figura di sapere eh, visuale che è quella del diagramma. Il diagramma è eh, una figura, mh, come, come dire, un elemento visuale eh, particolare perché rispetto all'immagine sottolinea, questo lo fa anche per dire eh, un altro testo che è quello di Manuel Aloa che si sofferma sul diagramma in, in Husserl, eh, sottolinea una dimensione eh, operatoria e eh, funzionale in qualche modo del, del visuale e quindi eh, in qualche modo va verso eh, quello che è ehm, un'introduzione all'interno del, eh, del visuale di non so, potremmo dire del divenire, delle trasformazioni, eh, di tutto un um, un universo eh, di eh, nozioni eh, operatorie che eh, la filosofia ha eh, interrogato e con la quale ha avuto eh, un rapporto eh, ambiguo. E quindi mh, cercando di eh, concludere poi un po' eh, queste mie mh, riflessioni, mi sembra che mh, appunto andare a interrogare la nozione di eh, diagramma ci permetta di eh, vedere e, eh, delineare un rapporto mh, questo rapporto ambiguo tra eh, filosofia e, eh, e sapere visuale perché perché il diagramma come lo definisce dove stesso è in qualche modo una catastrofe dell'immagine eh, soprattutto è una catastrofe della rappresentazione allora abbiamo qui due elementi che non vorrei eh, dualisticamente ridurre a un elemento buono e uno cattivo, però è chiaro che eh, quello che Deleuze ci fa capire attraverso questa nozione di diagramma è che eh, per ripensare il nostro modo di pensare, per cambiare la nostra immagine del pensiero, è necessario eh, iniziare anche a vedere e più generalmente a sentire in maniera eh, diversa. Ed è interessante notare come questa nozione di diagramma per Deleuze sia una nozione la cui profondità, la cui latenza eh, attinge ad altre dimensioni sensoriali, quale ad esempio il tatto, perché il diagramma è qualcosa che ha a che fare con l'attico, o eh, invece eh, il sonoro. Deleuze fa un esempio in Logica della sensazione dove parla di sintetizzatori per spiegare come l'analogia, che sarebbe il modo di funzionare del diagramma, eh, ci permette di pensare diversamente rispetto alla rappresentazione. Quindi eh, mi sembrava che questo fosse un caso particolarmente interessante e stimolante di una filosofia che cerca di eh, chiedersi che cos'è e cosa fa, eh, di una filosofia che da un lato fa fatica a rinunciare al concetto ma dall'altro comincia a eh, riconoscere la eh, necessità di un rapporto eh, fondativo con quello che è il visuale, ma che per ripensare se stessa, per aprirsi a una dimensione anche di, di, di trasformazione, di cambiamento, debba poi eh, cercare di scardinare quelli che sono poi anche i pregiudizi, eh, in qualche modo imagocentrici o oculocentrici, eh, della, della società occidentale, del nostro modo di rapportarci al, alla dimensione visuale. Grazie. Grazie Jacopo. In qualche modo ci hai un po' così aperto una uh, finestra su da un lato come la filosofia uh, ri richieda all'immagine all cioè, è quasi mossa dalla dimensione del visuale. E allo stesso tempo. Sembra farvi ricorso quando il concetto non basta, quando il concetto non è più in grado di produrre. Mi viene in mente quasi, uh, sempre per ritornare a Platone, eh, in qualche modo, in fondo, ancora il, il ruolo che ha il mito nel dialogo platonico. No? Quindi sembra molto cioè, interessante che in realtà tu parli di Deleuze, ma si potrebbe applicare veramente a, a tutta la storia della filosofia. E, dunque. Um, Proseguiamo eh, i nostri interventi dando la parola a una delle autrici eh, del numero, eh, Anna Rosa Buttarelli, eh, che è stata docente presso l'Università degli Studi di Verona e l'Università IUAV di Venezia. Eh, è parte dal, 2000, dal 1988 della comunità filosofica di Ottima di Verona ed è tra i fondatori del Festival Letteratura di Mantova. Per la casa editrice Moretti e Vitale dirige le collane Corrispondenza di Maria Zambrano e eh, Pensiero e Pratiche di trasformazione. È impegnata da anni nel pensiero, nella politica della differenza ed è autrice e curatrice di numerosi saggi, in particolare attorno al pensiero di Maria Zambrano, eh, di Edith Stein e eh, Carla Lonzi. Tra le sue monografie ricordo Per amore di altro, l'empatia a partire da Edith Stein con Laura Boella. Cortina 2000, Una filosofia innamorata, Maria Zambrano e i suoi insegnamenti, Mondadori 2004, eh, Il pensiero dell'esperienza con Federica Giardini, Baldini Castoldi 2008 e il volume Sovrane, l'autorità femminile al governo 2013, ripubblicato più recentemente nel 2017. <coughs> grazie molte, grazie. A Mauro Carbone e a Rahul Kirmair per eh, l'invito a collaborare con questo numero, che eh, è stato un modo per me eh, per eh, eh, intensificare lo scambio molto prezioso che ho con loro due, in particolare con Mauro, eh, che prendo sempre molto sul serio. E come avete sentito, ho capito che eh, la sua impresa nel proporre questo numero era eh, provocatoria nei confronti della filosofia eh, e della tradizione filosofica di cui lui fa parte. E provocazione per provocazione, è, io ho pensato che era eh, un obbligo portare fino in fondo la provocazione da parte mia. E se leggerete questo numero, come mi auguro, di Out Out, vedrete che il mio testo fa attrito con i testi eh, che lo compongono. Ma devo dire che per me fare attrito, filosoficamente parlando, è un obbligo, è un obbligo scientifico perché eh, avete sentito, eh, sono una pensatrice esponente di quella scuola di origine fenomenologica peraltro, che è il pensiero della differenza sessuale. E questo pensiero, questo diciamo quest'area della filosofia è un'area assolutamente contropelo a tutto quello che siamo abituati a leggere, a pensare nella dimensione corrente o nella dimensione anche profonda della tradizione filosofica che dal punto di vista eh, di quello che ho imparato dalle mie maestre eh, si può considerare pienamente idealista dall'inizio alla fine, a partire da Platone in poi, ma forse lui escluso, nel senso che probabilmente le riletture di Platone e le ritraduzioni di Platone che tenranno conto, alcuni ne tengono già conto dell'apporto che la tradizione vedantica ha fatto, ha dato alla filosofia platonica, è possibile che rimetta in discussione parecchio di quello che noi sappiamo della traduzione classica tramandata di, eh, di Platone, che ce lo fa. Pensare, ce lo fa tenere come un esempio appunto di eh, idealista e di eh, fautore, costruttore dell'inizio dell'idealismo che arriva fino ad ora. La via idealistica, diciamo, è considerata ehm, all'interno dell'area in cui io lavoro, l'area che è egemone nella filosofia, questo è evidente, quindi è, è egemone nell'accademia e per farla, diciamo, breve eh, per l'occasione è una è un modo di fare si tratta di un modo di fare filosofia che chiamerebbe Merlo Ponty di sorvolo o noi chiameremmo astratto. Un modo di fare filosofia che dal punto di vista della filosofia pratica che è la quella come dire, che fa e eh, dovrebbe fare conto sull'insegnamento fenomenologico, che però si è diviso in filoni di questo insegnamento filosofico. Per esempio, eh, la stessa allieva di Husserl, di Stein, certamente eh, non fa fenomenologia come la fa il suo maestro. E ve lo dico in maniera molto semplice il perché non fa filosofia come la fa il suo maestro. Perché prima di scrivere il suo libro più importante, Il problema dell'empatia, è andata a fare l'infermiera per poter scrivere qualcosa che provenisse dall'esperienza. E questo, diciamo, la, ehm, eh, la faglia che a un certo punto si apre tra il modo di fare pensiero, di filosofare della mia eh, via filosofica e la via, diciamo, di tradizione, accademica se volete chiamarla, ma ehm, non saprei, diciamo, della tradizione egemone. Ecco. A questo punto il mio contributo eh, considera, come mi è stato insegnato a vedere, vedete che io uso già questa metafora, da una maestra come Maria Zambrano, per esempio, io ho considerato e considero la filosofia sempre stata, appunto, da, diciamo da, da post-platonici in poi fino ad oggi. Una filosofia dove la vista ha la prevalenza. Cioè, è una filosofia che ormai è criticata in molte sedi come una filosofia che si è fondata sul vedere sul guardare, sul vedere, dipende diciamo da, da come si tratta la questione, però non ha sempre avuto il suo fondamento nel eh, vedere, nell'usare la vista diciamo come, ehm, come senso eh, prevalente. Non è l'unico campo che ha generato metafore, il vedere, nella filosofia ce ne sono altri. Eh, molto importanti, alcuni che fanno appunto, mh, hanno fondamento nell'esperienza femminile. Per esempio, come ci insegnerà nel prossimo libro Rosella Prezzo, la, ehm, le, le metafore che riguardano la nascita. Ma eh, a parte questo accenno, ecco perché la provocazione di, ehm, di, di Mauro, l'intenzione, diciamo, di rimettere. A, di sparigliare le carte, diciamo così, della filosofia contemporanea, nel senso di prendere coscienza di quanto poco sa del suo stesso sapere, perché questa è questa la questione, di quanto poco sa la filosofia, eh, diciamo, in genere del suo stesso sapere. Avete parlato eh, giustamente di rimossi, di inconsci, Raul specialmente. Ed è questa la questione dal mio punto di vista che appunto mi mostra come la filosofia di tradizione sia una filosofia dall'alto, di sorvolo, che usa la vista e perfino la guerra è l'esito, diciamo, perfino le forme della guerra sono l'esito di questa impostazione. Della forma mentis di origine europea diventata poi occidentale. Ecco, per cui la, eh, come dire la mia, eh, il mio contributo è andato in una direzione che è quella di eh, richiamare, eh, in un certo senso l'obbligo di mantenere l'incarnazione. E eh, questa questione di mantenere l'incarnazione, nonostante le sollecitazioni emergenti ed egemoni, e da, se da sempre egemoni nel nella nostra area occidentale, della vista, ehm, eh, le bisogna in qualche modo, secondo il mio obbligo scientifico, Ehm, criti mh, prenderne coscienza, entrare, attraversarle, ma anche, eh, come dire, essere coerenti con la propria radice fenomenologica. E infatti, io ho eh, intitolato il mio contributo La vista senza senso per dire che la mh, egemonia del visuale non va rincorsa in qualche modo, secondo il mio modo di impostare, naturalmente, la mia ricerca filosofica, non va rincorsa, perché in fondo ha già detto quasi tutto di sé, ma va, ehm, in qualche modo, ehm, orientata, perché è questo che potrebbe fare la filosofia, una filosofia, diciamo, che ha a cuore la vita quotidiana, che ha, che ha a cuore la vita personale, che ha fuori la vita delle relazioni soprattutto, ecco questa filosofia dovrebbe come dire fare attrito fortemente con l'egemonia della vista all'interno delle evoluzioni tecnologiche. Perché queste evoluzioni tecnologiche di cui lo schermo è un simbolo, è una come dire, è un simbolo cogente, un simbolo anche che eh, crea coazione. Crea, diciamo, una forma di riduzione di coazione dell'uso dei sensi. A questo punto è evidente che in Camera, nelle ehm, sale chirurgiche entreranno le mani metalliche, e è possibile che non entrino più le mani umane per, su un corpo umano, perché eh, chi opererà guarderà uno schermo. E, eh, e chi opererà su questo schermo guiderà queste mani metalliche. Ecco, allora la questione, diciamo, io l'ho ritenuta molto concreta e l'ho ritenuta, diciamo, un tema della politica filosofica che bisogna fare. Quindi ho eh, lavorato in modo da mostrare come... Ehm, sia possibile mantenere la vista ridandole senso all'interno di quello che in filosofia fenomenologica si chiama e dovrebbe continuare a richiamarsi, a chiamarsi sinestesia dei sensi. Perché come stava insegnando ehm, Roberto, eh, la questione è quella di che non tutte le immagini sono uguali. Così come tutti i concetti non sono uguali. Il problema è la formazione dell'immagine e la formazione del concetto conseguente. Dei concetti non ne possiamo fare a meno. Il problema è che la nostra concetta, la mia no, ma la concettosità generale, diciamo, ha il segno dell'astrazione proprio perché si basa su immagini. Costruite, non ricevute, la sapienza medio orientale circa il dono dell'immaginazione, eh, insegna bene, diciamo, come non dobbiamo smettere di onorare il concetto, altrimenti non potremmo parlare. Ma eh, dovremmo imparare a ri, eh, riflettere e a tornare sui nostri passi rispetto a come formiamo i concetti. Grazie Anna Rosa Buttarelli. Mi sembra che tu eh, abbia tracciato un, un quadro molto eh, che completa molto alcune delle cose che sono state dette, eh, sottolineando come questa vocazione che, che abbiamo cercato di tratteggiare della filosofia a Dare ascolto, a porsi in ascolto della cultura materiale non possa essere, non possa prescindere da un lato da una considerazione della differenza e poi in chiave fenomenologica, anche di una considerazione della nostra esistenza incarnata. E adesso do la parola a Andrea Pinotti, che è eh, l'ultimo degli autori che interverrà, e poi potremo eh, proseguire la discussione. Eh, Andrea Pinotti insegna Estetica all'Università Statale di Milano, dove dirige il progetto ERC Advanced An Icon: An Iconology, History, Theory and Practices of Environmental Images. E eh, può anche verificare che abbia scritto correttamente con anche la Oxford Coma, ehm, ed è coordinatore eh, del dottorato in filosofia e scienze dell'uomo. Specialista di estetica, teoria dell'immagine e cultura visuale, ha dedicato le sue ricerche all'estetica, in particolare di aria tedesca, alla teoria dell'arte, alla Bild Wissenschaft, e negli ultimi anni si è concentrato sullo studio dei media immersivi e delle realtà estese. Eh, tra i suoi volumi più recenti, ricordo Pereinaudi. Cultura visuale, immagini, sguardi, media dispositivi con Antonio Somaini 2016, Alla soglia dell'immagine da Narciso alla realtà virtuale 2021, ha inoltre curato la raccolta di testi di Walter Benjamin Aura e shock con Antonio Somaini eh, e il volume Costellazioni le parole di Walter Benjamin, eh, la raccolta di saggi Georg Simmel Stile moderno e eh, il primo libro di estetica. Grazie Anna Caterina, grazie. Per uh, questo invito a Mauro, a Raul, un invito che mi ha fatto sentire molto a casa, perché questo tema del um, rapporto tra filosofia e eh, visuale mi, mi interroga da, da, davvero da, da molti anni. E quando è arrivato questo titolo mh, mi sono ulteriormente interrogato su quale o significati dare a um, questa coppia, a questo sapere visuale, a questa visione che è stata appunto eh, sposata al sapere in questo, in questo titolo e associata, è associata alla filosofia. Um, visuale evidentemente richiama innanzitutto quello che diceva anche Mauro all'inizio, questa proliferazione delle immagini, questa egemonia delle immagini, molto spesso diciamo questo bombardamento delle immagini. Siamo verosimilmente la cultura che produce in continuazione più immagini di quante certamente se ne possono guardare. Io stesso nel mio banale telefonino ne ho molte di più di quelle che io eh, abbia mai effettivamente guardato. Le produciamo noi stesse, le riceviamo. E basta pensare alla quantità di immagini nelle telecamere di sorveglianza che quotidianamente producono appunto un accumulo veramente impressionante di immagini, immagini che eh, vivono la loro vita per lo più nella invisibilità, come quelle che voi avete adesso nei vostri smartphone che stanno all'oscuro, e che probabilmente non, forse non sono nemmeno più immagini, che lo diverranno, lo ridiverranno solo nel momento in cui il telefonino lo riattiverete e le richiamerete dalla, dal pozzo oscuro appunto della, della, vostra, della vostra galleria. E, quindi pensare a questo tema del visuale come il rapporto all'immagine è pensare a questa egemonia. Pensare alla divaricazione che indubbiamente c'è stata nella nostra cultura progressivamente tra il registro della parola portatrice di espressione di, di concetti, quindi lo strumento come ricordavi tu, la creazione di concetti, lo strumento principe della filosofia, ma anche della, del nostro pensiero razionale. E forse però è anche l'occasione di pensare che questi due registri che noi tendiamo a concepire come divaricati, ehm, forse non lo sono poi così tanto se visti da ehm, un'altra angolazione. Se pensiamo a come i greci dicevano scrivere e dipingere, grafein avevano un verbo solo per dire le due cose, se pensiamo all'alfabeto e alla sua derivazione dai pittogrammi, se pensiamo... A quanto di figurale c'è ancora nelle nostre scritture alfabetiche se pensiamo a quante figurine noi stessi quanti diagrammi si potrebbe dire forse prendiamo quando, quando eh, banalmente prendiamo degli appunti e allora questa è un'occasione anche per pensare ad un fondo comune di parole e di immagini forse la parola per questo fondo comune è figura e forse la figura è anche quel fondo comune che sta dietro alla divaricazione tra immagine da un lato e concetto dall'altro. Se pensiamo con Nietzsche che i concetti sarebbero delle metafore che ormai hanno perso la loro carica e si sono impoverite, Nietzsche diceva un concetto in fondo è una dimenticanza, non si io dico sedia. Identifico una classe di centinaia di oggetti che possono rientrare sotto il concetto di sedie, dimenticandomi che ci sono delle sedie di legno, delle sedie di ferro, delle sedie di un colore X, delle sedie di un eh, colore Y. È un'occasione anche per pensare a cosa significa visualizzare il mondo in immagine. Noi ci portiamo dietro anche se magari non lo sappiamo in maniera pienamente consapevole, l'idea del libro illustrato come paradigma per capire questa, questo tema della visualizzazione. No? Sì, ci sono le figurine nei libri di fisico, di chimica, e poi eh, per i duri di comprendonio sostanzialmente, no? per aiutarli ad arrivare ad una verità che però è stata espressa altrove in maniera più pura e più precisa con eh, il concetto. O con il numero, con la formula. Ebbene, eh, bisogna ribaltare a 180 gradi idea e concepire una eh, idea, se ne passate il gioco di parole, forte di visualizzazione. Cioè, nell'immagine viene al mondo un senso che altrimenti non potrai ottenere se lo cercassi per altre vie. Quindi, è anche l'inedito che appare. Nell'immagine, come senso che per la prima volta si produce lì e non l'immagine come una sorta di ancella che va dietro alla parola, va dietro al concetto e gli dà una, una spinta, gli dà una, eh, una stampella. L'altro tema è eh, prendere questo visuale che c'è in questo titolo, sapere visuale, eh, invece che come aggettivo, come sostantivo, la visuale. Roberto prima diceva non possiamo desituarci, e questo è anche un, un modo, penso, di leggere i contributi di questo numero per uh, aprire gli occhi su questo fatto, su quanto la percezione visiva possa insegnare a sapere. Io adesso guardo voi, non mi vedo alle mie spalle, ho un cono d'ombra nella mia visione. Wittgenstein che faceva disegnare le figurine nei suoi nel suo Trattatus, diceva che il campo visivo non ha questa forma qui, come se ci fosse un occhio dentro nel campo visivo che guarda il campo visivo stesso. Il mondo mi è dato parzialmente nella visione. Mi è dato parzialmente nella visione questa parzialità, è una parzialità che eh, può essere insegnata alla filosofia, partendo appunto dal sostantivo della visuale, cioè del nostro sguardo in fondo. Che è uno sguardo situato, appunto, come diceva, come diceva prima Roberto. E questo ci apre al tema della percezione, evidentemente. Ci apre al tema della visione, ma anche del rapporto che la visione intrattiene con gli altri sensi. Anna Rosa richiamava adesso la questione della sinestesia. Eh, dominio, predominio, egemonia delle immagini, ma eh, Pensiamo a quanto rapidamente ci siamo convertiti nel giro di pochissimi anni ai touch screen. Le vediamo queste immagini, ma indubbiamente chi nasce oggi touch native e noi che non siamo nati touch native, io senz'altro no, ci siamo trasformati rapidissimamente in touch. Chi nasce oggi eh, touch? per quella persona, per quel soggetto, vedere un'immagine senza poterla zoomare, allargare, ridurre, manipolare, un'immagine digitale nel senso, se volete, etimologico del termine, del digitus latino, no? eh, non tanto in informatico proprio, quanto proprio un'immagine che si offre alla manipolazione. Ebbene, eh, capiamo quanto questo tema del rapporto della visione con le altre sfere sensoriali e gli altri nostri accessi al mondo sia eh, assolutamente centrale. E capiamo anche partendo da questo banale esempio del, del telefonino touch quanto sia importante tenere gli occhi aperti e le dita anche agili. Sui dispositivi, mh? perché eh, tanto la produzione, il consumo, la ricezione, la trasmissione, la manipolazione, la trasformazione, talora la censura, la cancellazione, l'obliterazione di immagini sono impossibili senza dei media, sono impossibili senza dei supporti, sono impossibili senza quella dimensione anche di materialità. Mh? Troppo spesso si sente parlare della smaterializzazione digitale della realtà, ma se davvero fosse così smaterializzata il mio telefonino, per tornare sempre a questo esempio che ci sta davanti agli occhi in ogni momento della giornata, il mio telefonino non mi direbbe mai svuotami perché non ho più spazio per tenere le tue immagini. Se davvero queste immagini fossero completamente completamente smaterializzate, ma è un dispositivo che riguarda non solo le immagini, ma anche lo sguardo che si posa sulle immagini e sul mondo. Eh, creeri quando ha scritto Tecniche dell'osservatore, ha veramente identificato un problema fondamentale dicendoci osservare qualche cosa e al tempo stesso anche obbedire, osservare nel senso di obbedire una regola. No? Pensate. Al dispositivo della prospettiva che ti prescrive anche una posizione al tempo stesso o al cinema che ti impone un certo habitus, un certo comportamento, una certa eh, una certa regola. Pensiamo a come guardiamo il mondo ed è quello che io ho cercato di fare nel mio nel mio contributo a questo a questo volume, a questo numero di Out Out a quando il, me, il medium della percezione diventa mezzo, mezzo nel senso proprio mezzo di trasporto. Come la vita è cambiata, la percezione è cambiata, lo sguardo è cambiato, l'approccio al mondo è cambiato, i nostri sensi sono cambiati, ce lo insegna Simmel, che apriva gli occhi per la prima volta ad una città, Berlino, che ai primi del Novecento si apprestava a diventare una metropoli e introduceva i mezzi di trasporto. E da lì si può allargare il discorso a che cosa? Ma io arrivo, lo accennava prima Raul, in chiusura a quei mezzi di trasporto piuttosto strani che oggi sono i caschi di realtà virtuale. Caschi di realtà virtuale che sembrano essere super moderni e al contempo evocare un fantasma molto antico, un desiderio molto antico, quello di essere in due posti allo stesso tempo quello che era il, il talento di alcuni santi, la bilocazione, no? di poter essere qui e là allo stesso tempo. Questa è una forma di mezzo di trasporto che promette, minaccia, a seconda di come la volete vedere, di eh, trasformare la nostra percezione e la nostra relazione con le immagini esattamente come ha fatto il touchscreen in questi ultimi anni. Se eh, questi caschi diventeranno, invece che come al momento, un'occasione ludica per divertirsi ogni tanto con la PlayStation, una forma di dispositivo che prenderà piede e si diffonderà, non lo si sa, lo continuano a promettere, ma questa promessa sembra sempre rimandata. Ma in ogni caso è un orizzonte possibile, io credo che dovremmo tenere gli occhi aperti per riuscire a cogliere. Le trasformazioni di questa nuova visuale e mi fermo qui e vi ringrazio molto grazie grazie Andrea per aver aggiunto un po come diceva Raul prima in maniera caleidoscopica un altro tassello a, a questa interrogazione a questa riflessione collettiva ehm, da un lato ponendo l'accento sul modo in cui il visuale, eh, insomma, da un lato eccede, dall'altro anche fa resistenza al, al concetto, alla filosofia. E anche per aver introdotto eh, un'altra nozione eh, che ritorna un po' alla questione che, con cui Mauro apriva eh, il, la presentazione, cioè quella dell'opacità del medium e eh, della, della presenza materiale delle, te, delle tecniche, delle tecnologie che interrogano oggi la filosofia. Allora, ringraziandovi tutti molto per questa, queste presentazioni, eh, chiedo innanzitutto alla sala se qualcuno ha interventi o ehm, spunti e eh, ovviamente ai nostri autori curatori. Altrimenti approfitterò io, intanto che eh, si scaldano i motori, di questa mia posizione per... Uh, lanciarvi un po' una, una domanda che uh, mi sorgeva ascoltandovi, perché uh, una delle, delle parole chiavi che è, eh, che è ritornata uh, frequentemente è quella dell'egemonia dell che uh, abbiamo evocato più volte parlando soprattutto dell'egemonia del visuale. Allora ragionavo un po' su questo, appunto, su questo, la, la civilizzazione dell'immagine, il bombardamento di immagini da cui ormai di cui ormai parliamo da decenni, ma che oggi è diventato qualcosa di... Eh, in qualche modo che cede le nostre no, capacità di visualizzazione, persino. E allo stesso tempo, proprio cogliendo un po' l'invito che eh, ci faceva Mauro, descrivendo qual era l'ispirazione originaria del numero, mi dicevo, se, se andiamo a guardare quella che è l'infrastruttura dei dispositivi e, e le condizioni di produzione tecnica di queste immagini, in realtà andiamo a trovare soprattutto del codice. E quindi un po' la domanda che, che mi veniva era da ragionare insieme se il, il passo successivo di questa interrogazione è anche eh, pensare, cioè cap volevo capire se se in realtà siamo di fronte a un'egemonia del visuale o se questo visuale è ancora qualcosa che fa schermo a dell'impensato che potrebbe essere anche un'egemonia un piuttosto del computazionale, in quanto eh, quella che è la, la vera materia che siamo abituati a pensare come immateriale ma in realtà ha una sua materialità, una sua fisicità e carnalità. Comincio a rispondere a quest'ultima quest sollecitazione di Anna Caterina, non prima di aver detto che l'impressione è stata, ascoltandoci, che la prossima volta dovremo fare un numero sul concetto e che non sarà un numero caleidoscopico. Nel senso che mi sembra che dai discorsi di questa sera siano saltate fuori delle, dei rinvii al concetto eh, molto divergenti, e questo è estremamente eh, interessante. E secondo me, è una cosa che eh, andrebbe eh, ripresa. Il discorso di. la domanda di Anna Caterina, eh, che. Ehm, assumo nel momento in cui mette eh, tematizza la nozione di egemonia. Quando io parlo di egemonia del visuale, innanzitutto non sto parlando di egemonia delle immagini, eh? perché il visuale non sono solo le immagini. Mm? Noi vediamo anche quando digitiamo e soprattutto quando leggiamo. Quindi la parola in questo senso è assolutamente parte del eh, visuale. E da questo punto di vista ha ragione Andrea quando sottolinea anche la eh, radice comune di Grafein, come scrivere e come dipingere. Quando io parlavo di egemonia del visuale, lo, ne, ne parlavo in senso quindi lato, ma nello stesso tempo in senso gramsciano. Cioè, quando Gramsci parla di egemonia, cosa dice? Eh, la, la borghesia è la classe egemone, cioè non è soltanto la classe dominante quella che comanda, ma è anche la classe dirigente, cioè è la classe che riesce a far sì che nei suoi valori si riconoscano i valori anche delle classi subalterne. Questa è l'egemonia. Allora in questo senso oggi c'è un'egemonia del visuale inteso eh, eh, come eh, differente rispetto al verbale. Nel senso che oggi il verbale, pur mantenendo una decisiva eh, posizione, eh, appunto il richiamo ai codici che faceva Anna Caterina, ehm, non riveste più, lo ricordava Andrea, la eh, posizione dirigente e dominante che ha eh, rivestito nella cultura moderna, nella quale invece eh, il, eh, il visuale nel senso di eh, differente dal verbale aveva una posizione ancillare. Questo tipo di eh, rapporto si è eh, in qualche modo ribaltato, per cui c'è una sorta di eh, inseguimento che il verbale eh, compie in continuazione per assomigliare eh, il più possibile con i su suoi mezzi al verbale, nel senso appunto di eh, a lui differente. È in questo senso che secondo me, eh, a, um, che io intendevo l'espressione eh, eh, egemonia, quindi che, ripeto, non significa che oggi eh, eh, la dimensione verbale non sia una eh, dimensione eh, decisiva. Se leggete dei libri come quello di eh, Kevin Kelly, per esempio, eh, lui sottolinea il, eh, la, il rilancio che eh, la scrittura ha avuto con la rivoluzione eh, digitale. Scriviamo in continuazione. Questo scrivere in continuazione è, passa sotto traccia rispetto a questa idea che eh, le immagini, le immagini, le immagini, ma è eh, in questo senso eh, una, un impensato che bisogna assolutamente eh, pensare. In questo impensato che bisogna pensare io ci metterei anche il fatto che quando io eh, voglio ringraziare Andrea ma non ho tanto tempo gli mando un'icona eh, con le mani giunte e magari eh, se sono in vena di affettività una con un bacino. Allora io li sto scrivendo o no? Eh, capite che eh, questo eh, rimette in discussione eh, Moltissime cose, rimette in discussione l'idea di concetto. Ma come possiamo continuare a dire, noi non possiamo fare a meno dei concetti? Il, eh, il proprio della filosofia resta il concetto, ma siamo sicuri che le cose davvero perdureranno eh, in eh, questo senso e eh, così come. Le abbiamo eh, imparate a eh, vedere sotto eh, i nostri occhi. Io non sono per niente eh, eh, sicuro di tutto questo. E alla base dell'idea eh, di eh, proporre un numero della, eh, di out-out sulla filosofia come sapere visuale c'era anche l'idea che eh, o la filosofia si rende conto. Di certi mutamenti e di certi ritardi, oppure la filosofia potrebbe anche essere eh, di qui a qualche eh, decennio, eh, che ne so, come l'egittologia, eh, una disciplina che parla di un sapere eh, riguardante eh, un'epoca eh, passata. Mi fermo qui, non entro negli attriti con Anna Rosa, <ride> Creano scintille, <ride> scintille generative, no? Eh. Oh, sì, prego. prego. Ma perché mi interessa prego. molto questo rilancio sul calcolo e, e quindi sulla previsione, perché calcolare significa anche prevedere e prevedere significa anche televedere, no? vedere a distanza. Allora mi colpisce molto. Eh, il fatto che notizia di qualche giorno fa, però facilmente immaginabile, quello che stanno chiedendo i militari russi e ucraini siano eh, visori notturni eh, e droni. Allora, poi noi parliamo come dire, ad un certo livello di linguaggio, poi ci sono le pratiche. Ci sono le pratiche del vedere, della costruzione del, del vedere e, e questo modifica in modo radicale il modo in cui percepiamo. Intervista ad un, uscita per un giornale francese, adesso non ricordo quale, perdonatemi, intervista ad un militare ucraino che è schierato in prima linea a Bakhmut. Bakhmut è assediata, lo sapete. Lui non ha mai visto i soldati russi. Mai visti. E dice, adesso comincia a vederli cambia completamente uh, il modo in cui uh, l'arte militare uh, è stata intesa e viene intesa. Um, una delle tattiche che hanno usato i russi è uh, evitare il contatto con il nemico, con gli ucraini, ritirarsi senza avere contatto, mancanza di contatto, però visione, visione sempre più uh, previdente quindi una migliore capacità di calcolo, e tutto questo all'interno di un contesto che è quello, quello del conflitto. Allora, riprendendo eh, quello che diceva Anna Rosa prima, che mi sembra particolarmente rilevante, questo fascicolo cioè, ci pone l'interrogativo del vedere altrimenti. Ma perché dobbiamo demilitarizzare gli sguardi? E questa è una posta in gioco fondamentale, ma perché lo capiamo adesso. Quando veniamo a sapere che uno dei grandi temi politici, eh, mi riferisco sempre alla guerra, è ma Elon Musk metterà ancora a disposizione Starlink per l'esercito ucraino? E la rete satellitare, a me è capitato quest'estate, non so se è capitato anche a me, di, di, di vederli no? pa, pa, partire in volo nel questa sfilza di oggetti luminosi nel cielo, cos'è sta roba? Beh, abbiamo capito no? che cosa può servire vedere a distanza, per esempio a fare la guerra con maggiore precisione, a calcolare meglio, calcolare meglio i tiri di artiglieria, cambiano le pratiche. Allora, per esempio, eh, come si fa a elaborare un discorso? che sia un discorso volto al valore della pace nel momento in cui eh, i visori servono per eh, addestrare i soldati eh, in un campo di battaglia che non esiste perché è virtuale. Ovvero, ne parlò Judith Butler un po' di tempo fa perché si era occupata appunto del, dell'esperienza del trauma, naturalmente c'è tutta la storia dell'Iraq, eh, il ricondizionamento dei soldati attraverso la realtà virtuale, riportarli alla realtà percepita, riportarli no, al, al qui ed ora fenomenologico, perché questi se ne stanno altrove, sono ancora là, e li, li devono riportare qua. e eh, Questo significa terapia del trauma. Allora, se capiamo che le poste in gioco sono decisive per il nostro futuro, eh, abbiamo bisogno di articolare delle domande che vertono su questo spazio di cui dicevo prima che la filosofia deve guadagnare relativamente all'esame delle tecnologie dell'immagine altrimenti rimaniamo aderenti questo spazio ci viene a mancare e subiamo <ride> subiamo i processi prego Allora, eh, tantissime cose, tantissime idee, tantissimi percorsi e pertugi. Eh, Collegandomi alle ultime battute di Raul, questa cosa della guerra vista, della guerra dentro lo schermo. Eh, e già avendo avuto una storia in auto, auto, posso anche ricordarlo: eh, il numero che avevamo fatto eh, sulla guerra al tempo della guerra dell'Iraq. E ehm, io personalmente avevo fatto un testo sul corpo pornografico del guerriero, dove appunto lì è quindi, eh, uno degli elementi, una delle parole che sta sotto traccia, è corpo. E, perché questa la, la guerra, la, gli schemi concettuali sono schemi visivi. Gli schemi visivi sono schemi concettuali eh, da sempre. Cioè il modo di eh, concepire eh, è anche un modo di vedere, e di vedere obliterando altre cose, mettendo lo, lo, il buio su altro. Eh, e il corpo eh, è una delle cose che eh, fa problema. E il problema di ehm, insomma il polo Platone. Qui eh, eh, l'idea appunto Anna Rosa ricordava questa cosa, insomma, questa lettura eh, trita e ritrita in qualche modo di Platone, no? Eh, non considerando proprio che Platone, il primo eh, dispositivo visivo, lui lo mette in atto, è il teatro, e mette i corpi in scena. Lui non, eh, è l'impossibilità di eh, eh, come dire, dare inizio a un nuovo discorso, a un nuovo, e anche a un nuovo personaggio che prima non c'era, con una sua virtù particolare, cioè il filosofo, che non è né il, né il, eh, il sacerdote, non è il guerriero, non è, ma è, è il filosofo, il nuovo personaggio sulla scena pubblica e politica. Per far questo, lui in scena, cioè fa vedere, mette i corpi in azione, li fa parlare e li mostra. E tutti i, i dialoghi hanno una cornice che spiega Spesso a scuola ci dicono: è importante andare a vedere il cuore cosa dice nel dialogo, no, guardiamo cosa viene messo in scena e dentro la cornice della scena a volte ci sono delle tracce di pensiero che contrastano con quello che poi viene detto nel cuore del dialogo. Allora, eh, è, è dopo Platone che questa cosa viene in qualche modo. Eh, Cancellata forse in Platone stesso, perché Socrate è il corpo, Platone è l'anima. C'è tutta una duplicità. E alla fine Socrate sparisce, nell'ultimo dialogo non c'è neanche più. Socrate diventa l'ateniese nelle leggi. E quindi è come se Platone dà, uh, so, mette in scena il suo corpo, che è quello del filosofo. Con un'operazione che a poco a poco, fino all'ultimo, lo fa, lo, is, lo is, eh, scorpora da se stesso fino a diventare, un, appunto, un nome per il filosofo, non è più Socrate. Allora, questa operazione qui è un po', eh, rimane in, quello che un po' voi dicevate l'incosciottico della filosofia. E questa operazione, che mi sembra utilissima, quella di far vedere che cosa la stessa filosofia non vede di se stessa anche perché noi tutti guardiamo da un punto cieco è solo l'altro che mi fa vedere qual è il punto cieco da cui io guardo e allora in questo eh, la posizione di un'esclusa come è il, come dire la figura femminile nella, nella storia del pensiero, fa vedere al filosofo e alla filosofia qual è il suo punto cieco. Quindi, questa cosa del, della, vis, della visione, del vedere, è, è, è quello che diceva anche Anna Rosa: mi sembra che sia una, 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 uno scalpello, una, una leva per mostrare e fuoriuscire. No? da lo schermo appunto che ti fa vedere una realtà vi virtuale. Probabilmente la filosofia si racconta una realtà virtuale. Ecco, questo un po'. E poi eh, chiudo eh, la questione del concetto. Eh, sì, eh, e credo che anche Marlo lo richiami, richiami anche Husserl quando alla fine eh, critica la sua è eh, in crisi rispetto alla sua concezione eh beh, perché noi siamo ancora attaccati al Begriff e non al concetto latino nel, nel, nella terminologia latina che ha tutta un'altra accezione e anche lì eh, sono l'afferrare qualcosa il contenere e accogliere i bacini dove veniva raccolta l'acqua eh, erano chiamati così. In Quindi anche la concezione... Cioè, eh, per cui credo che questo, questo numero sia importante proprio per ripartire e andare avanti su questo smontaggio. Smontaggio uh, della filosofia di cui non, nessuno di noi fa meno, perché io sono figura, ah, nessuno la vuole buttare a mare perché è pensare più che filo la filosofia. No? È continuare a pensare, a pensare eh, nell'urto del presente, come diceva qualcuno. C'è qualcuno che vuole riprendere sì. intervenire. Volevo dire qualche cosa ancora, scusatemi, eh, la prolissità. Eh, rispetto a certe cose che sono state dette da Anna Rosa e adesso riprese da uh, Rosella. Eh, allora, la prima è questa: eh, siccome abbiamo detto di essere calidoscopici eh, e poi invece abbiamo. Eh, evocato gli attriti, vorrei eh, cercare di rimettere le cose in, in, in chiaro. Eh, dire che eh, la filosofia eh, si autorappresenta eh, tradizionalmente come negazione del sapere visuale non è in contrasto, neanche per un punto di vista come il mio, con il dire che c'è una dominanza della vista eh, come senso centrale, non tanto e non solo della filosofia, ma di tutta la cultura occidentale. Eh? Sono due cose che sono assolutamente complementari. Ho detto all'inizio sapere eh, visuale negato o sublimato. La nozione di idea in Platone è esattamente questo. O comunque è quanto viene eh, trasmesso e diventa dominante in quella paradigma che dominerà il pensiero occidentale che è il, il paradigma del platonismo. Quindi Parlare di sapere eh, visuale negato vuol dire rivendicare proprio un, 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 la, un sapere visuale incarnato. Non si tratta di qualche cosa che fa attrito, ma che fa assolutamente complementare con il senso stesso del, eh, della proposta che è alla base eh, di questo numero. Un'altra cosa, scusate qui eh, se parlo eh, per ragioni eh, a me molto vicine, è questa faccenda degli schermi, che gli schermi dis disincarnerebbero, che eh, ho sentito degli accenti piuttosto tecnofobici, eh, che peraltro eh, sono, sono eh, emersi con un esempio che casualmente... Eh, mi ha fatto ripensare alla, alla, alla tesi di un mio studente francese che sto leggendo eh, in questi giorni: la sala operatoria, gli schermi e così via, i robot. Ecco, io ho, eh, ho avuto la fortuna di. Eh, avere uno studente che eh, partendo da eh, quindi scienze eh, umane come le nostre ehm, ha potuto lavorare in un laboratorio di robotica eh, eh, di eh, Lione eh, in, con un'equipe eh, un che si occupa di mettere a punto dei eh, robot che servono a. Eh, addestrare eh, i giovani neurochirurgi affinché imparino a eh, eh, fare delle eh, punture ventricolari eh, nel cervello eh, senza ricorrere a eh, esseri umani per imparare. No? L'idea è mai per la prima volta su esseri umani. Allora come si fa? A far sì che il eh, neurochirurgo impari a eh, far entrare eh, il, la, la sua eh, iniezione eh, nel punto giusto, capisca l'eventuale ehm, pressione, l'eventuale resistenza dei tessuti o la mancanza di resistenza dei tessuti. Tutto questo viene, per tutto questo si studiano eh, dei robot che, eh, che sono provvisti di schermi eh, e che in questi schermi mostrano eh, sia eh, immagini 3D eh, sia, eh, mi viene il francese e non l'italiano, IRM, eh, risonanze magnetiche che consentono agli, eh, agli, 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 agli ai neofiti della eh, neurochirurgia eh, cerebrale di imparare il gesto giusto da fare poi sul eh, cervello dell'essere umano. <ości carrying back teeth> E quindi la demonizzazione dei, eh, degli schermi, il dire che gli schermi ci disincarnano, che dopo arriva la mano meccanica che sembra un film dell'orrore, eh, ecco eh, a questo io volevo fare attrito con questo discorso degli schermi. Semmai se una corporità anche del, del robot stesso. Ma io mi riferivo sì. a una cosa, è lei che ha ah. può fuori il problema. Bene, metallica. però voglio dire, cioè il discorso che no, faceva Raoul sulla lo guerra. più che altro. Il, mm, problema... il problema è, 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 è come eh, queste, queste modalità eh, diano forma alla contemporaneità. Quindi eh, nel bene e nel male, no? Nessuno eh, credo che sia così eh, demente da dire che invece di... Eh, mentre le infermiere prima l'iniezione la facevano sul cuscino per provarla prima che sul paziente, eh, eh, è giusto che eh, delle, delle operazioni eh, vengano fatte, simulate prima eh, attraverso lo schermo. Ma attraverso lo schermo viene simulata anche la guerra in cui, eh, che, el, che era l'esempio che faceva Raoul, eh, che è stato, eh, che seguiva l'ideologia della guerra pulita, che era l'ideologia lanciata dal Pentagono nella, nella guerra dell'Iraq, la prima guerra dell'Iraq e poi la seconda, non ne parliamo. E eh, questa, eh, questo eh, fa parte, alimenta, come dire, un immaginario eh, di un certo tipo, in cui lo schermo fa la sua funzione in quel, in quel contesto lì. Quindi mh, eh, è la, la contemporaneità che ci, eh, ci parla, ci, ci mette al centro lo schermo o gli schermi, che però hanno, vengono a avere la funzione politica, sociale, eh, culturale, eccetera di quella che avevano altre forme precedentemente. Quindi come tale dobbiamo vederle, analizzarle e criticarle. Cioè, eh, non, cioè la, mh, la divisione non passa fra chi è contro la tecnica o contro lo schermo, chi è proprio, mi sembra, eh, la, la, la guerra degli iconofili e, e, e gli odoratori delle dell immagini e invece... I distruttori di immagini non è questa la, la, la questione almeno spero non, non mi sembra eh, eh, però eh, il fatto che comunque lo schermo e gli schermi diventano anche una questione politica e come tale va anche eh, esaminata mi sembra e che sia la funzione anche della filosofia farlo nella eh, diventano una questione politica eh, nella loro ambiguità certo, certamente, certamente. Assolutamente, sì, assolutamente sì assolutamente certo. sì prendo un minuto giusto per dire forse è una questione che è sembrata un po' laterale a, allo sviluppo che poi ha, ha preso il dibattito però accogliendo anche il suggerimento di Mauro prima di Rilanciare con un numero sul concetto mi sembrava che una delle questioni che fossero emerse e che sia particolarmente interessante ehm, analizzare anche appunto in virtù dell'etimologia tedesca di, di concetto che richiama espressamente la mano è questo rapporto occhio-mano perché il sapere visuale in realtà poi nel momento in cui arriva a investire appunto una. Non solo direi un, un soggetto che guarda, che è incarnato, ma mh, più in generale un suo modo di tradursi eh, in qualcosa passa sempre in un rapporto con la mano, che può essere di vario tipo. Appunto, mh, la, la visione aptica è uno di, di quegli esempi, ma c'è anche nella visione ottica più pura, in realtà, un tipo di sottintende un tipo di rapporto. Eh, occhio mano capacità di afferrare, capacità di ehm, appunto agire in un determinato modo e di pensare anche in un determinato modo. E pensavo, è una cosa un po' vecchiotta ormai, però. Ehm, a questa intervista eh, che, che Francis Dyson aveva fatto a Cher Davis, che è un artista, eh, è stata una delle prime artiste, diciamo, a produrre cose in realtà virtuale e. Ehm, aveva prodotto queste due installazioni in cui ci si spostava non mh, tramite la solita coordinazione occhio-mano, ma tramite il respiro. E il suo tentativo era quello di dire andiamo contro tutto un sistema che potremmo definire da filosofi il platonismo, che lei giustamente diceva è il sistema occidentale, patriarcale, militare, eccetera, eccetera. Quindi mettendo insieme, a partire da un certo modo di concepire il rapporto occhio-mano, Occhio mano pensiero, occhio mano azione, eh, e trovare altri modi di far funzionare questi organi tra di loro, eh, disegnando altre strade. Ecco, questo potrebbe essere, secondo me, un, un, una prospettiva per la filosofia per non scomparire, e, e, e allo stesso tempo per eh, mh, agire anche criticamente invece sull'efficienza sull di, di certi suoi prodotti che stanno. In realtà, devastando anche il nostro tempo. Eh, C'è una domanda, Giancarlo. Un po' a tutti voi, una domanda legata a una questione che è emersa più volte, che è quella del virtuale. Eh, nel senso che, eh, pensavo soprattutto al ruolo del virtuale nella guerra, no? Cioè, anche qui io vedo un rischio tecnofobo come quello legato agli schermi, no? cioè, nel senso che eh, quello di considerare il virtuale come qualcosa di irreale, eh, quando in realtà diciamo, la nostra stessa esperienza quotidiana è innervata di virtualità, è innervata di tecnologie in modo tale che non è più così semplice. Considerarlo come qualcosa invece di separabile, come un mondo separato, come un mondo, un mondo in un certo senso finzionale. Eh, il virtuale fa parte del reale, fa pienamente parte eh, del reale, e in quanto tale, in un certo senso, si potrebbe anche considerare la dimensione costruttiva, cioè, ad esempio, nella, nella strada che indicava Roberto Diodato c'è chiaramente l'idea invece del virtuale come un luogo in cui emerge la struttura relazionale del, dell'essere, quindi tutt'altro che desensibilizzata o derealizzata rispetto posso, posso moderatrice? prego <ride> Eh, rispetto a questo tema del relazionale di cui parlava Roberto, che adesso Giancarlo ha rilanciato, ehm, volevo dire rapidissimamente una parola proprio in um, connessione con uh, quello che tu hai sottolineato come il ruolo del codice. No? Perché nella maggior parte dei casi oggi noi ci troviamo ad avere a che fare con... Um, anche proprio sugli schermi touch, ma tutte le volte che entriamo in un museo, tutte le volte che abbiamo a che fare con la didattica digitale, con eh, delle immagini interattive. E l'interattività, insieme con l'immersività, sembra essere uno dei grandi diktat no, del nostro tempo. Tutto deve essere immersivo, eh, anche gli artisti che non avevano assolutamente intenzione di essere, un van Gogh immersivo, un Klimt immersivo, sì. e anche tutto deve essere interattivo, notoriamente. Eh. Ecco, io penso che qui, anche da questo punto di vista, così come l'immersività ci promette un'emancipazione dalla cornice, perché siamo dentro in un mondo a 360 gradi e sembra che cornici non ce ne siano più, possiamo dare a noi stessi la cornice come la diamo nella percezione ordinaria, anche l'interattività debba essere indagata dal punto di vista delle promesse della retorica e anche dell'ideologia che. Eh, la sottende, nel senso che e qui finalmente arrivo al tuo codice, eh, ci promette una libertà in questo caso di decisione, che molto spesso è, è, è anzi, è finora, sostanzialmente ed esclusivamente, la libertà di scegliere tra delle opzioni che sono predeterminate. Qui c'è un aspetto teologico che Roberto sarebbe in grado meglio di me di illuminare dal punto di vista del libero arbitrio. Della predeterminazione divina appunto delle mie azioni, e ehm, io credo di essere libero di scegliere. Ma in realtà, proprio nel momento più credo di essere libero, più in realtà sto obbedendo ancora una volta, forse in un senso ancora più forte dell'osservatore di cui si parlava prima, a, eh, a, un, a un programma. C'è qualche altra domanda, intervento. Sì, eh, mi ricollego a quello che è stato appena detto. Eh, pensavo appunto alla dimensione, oltre alla dimensione virtuale, alla dimensione digitale, appunto, no? Cioè, è stato molto interessante quello che ha detto il professor Pinotti sulla digitalità delle immagini, e stavo pensando adesso in maniera abbastanza, cioè così, quasi a voce alta quanto questi schermi con cui conviviamo ci chiedono di essere toccati proprio di continuo e quindi quasi che uno schermo che non viene toccato perde l'interesse, quindi l'immagine stessa perde l'interesse da parte di chi la osserva. Viene un esempio, non so, installazioni e in musei in cui troviamo schermi touch, ma che sono così arretrati rispetto ai touch che abbiamo in tasca che andiamo a toccarli e subito dopo li lasciamo. Uh, il touch, appunto, il touchscreen del telefono che ci troviamo di continuo a toccare, a volte anche senza accenderlo lo schermo, quindi questa dimensione, cioè, a me, per esempio, succede proprio di tenere il telefono in mano, di toccare lo schermo, di accenderlo, spegnere ma senza proprio un'utilità effettiva. Quindi mi faceva molto riflettere questa idea di digitale, che è fisica, è proprio, cioè, è proprio manuale, e, e quindi questa dimensione vi, visuale, che forse. Ha più una, una dimensione quasi, veramente no? manuale, che va le origini di tutto, quindi la, la tecnica vera e propria, il digitus e tutta questa cosa qui, e, e di quanto noi magari ideali, rischiamo di idealizzare anche il discorso visuale, eh, in, anche nel, nella realtà virtuale mi viene in mente quante volte abbiamo queste mani fantasmatiche, eh, che noi in realtà non teniamo aperte, ma nella, nella dimensione poi, real virtuale compaiono aperte e che si chiudono solo se noi invece in realtà stiamo facendo tutt'altro con le nostre mani reali no? quindi tutte queste, non so, quanto, quanta sia una proiezione di è una domanda che mi faccio, quanto sia una volontà di proiettare una libertà digitale che poi avviene e non avviene, è limitata come diceva adesso, il professore quindi è quasi predeterminata Uh, ma c'è e quindi in realtà è, è, è centrale tanto quanto la dimensione veramente visiva non so se non è una domanda, è una riflessione insomma che volevo condividere, grazie c'è qualcun altro che... prego grazie, solo rapidissimamente dunque la, la questione della... Libertà è una questione fondamentale e in prospettiva ehm, lo sarà sempre più. Eh, a me era capitato tanti tanti anni fa, cioè eh, negli, anni, negli anni 90, ancora di occuparmi di questa, di questa questione relativamente alle, alle reti ipertestuali, dove era già allora ovvio che eh, la libertà della navigazione fosse un'illusione. No? Ecco, Figuriamoci poi ora. Cioè, la, allora, ma la questione si complica e la stava complicando Andrea, giustamente eh, che, perché è relativa all'interno almeno in prospettiva degli ambienti, degli ambienti virtuali in senso forte, eh, è relativa alla eh, flessibilità delle matrici algoritmiche, cioè bisogna vedere fino a che punto fino a che punto queste matrici implichino nella relazione che si istituisce tra il corpo umano protesizzato e ciò che la matrice permette, consente, eh, se ci sia effettivamente la possibilità di un grado di, di indeterminazione in questa relazione. Questo è un oggetto di studio molto specifico oggi, molto specifico. Dal punto di vista teoretico ha a che fare con una... Con una curvatura dell'idea di contingenza, alla quale stava accennando, stava accennando Andrea. Eh, è un argomento per me tra i più interessanti in assoluto in prospettiva. Eh, direi: per quel poco che sono riuscito a capire, che allo stato attuale la, mh, diciamo eh, il rapporto che possiamo avere con la neotecnologia, con, con queste matrici algoritmiche. Non consente un grado di contingenza, diciamo così, al momento. Al momento. Però non, non ho le idee chiare su questo e, eh, e in prospettiva non so cosa potrà avvenire. Una cosa che mi sembra molto interessante, anche a partire, e anche da quello che, che, che diceva Narosa prima, cioè si, va, si andrà sempre più nella direzione di una sinestesia, chiaramente. No? Ma nel compimento di una esperienza sinestetica, no? non solo il toccare, ma proprio tutto, ecco, no? in quel reale che è il virtuale, perché il virtuale è un campo del reale, ovviamente, allora lì noi dovremo stare molto attenti, perché da una parte ci saranno i processi di simulazione, e saranno i processi di simulazione che comporteranno processi. Eh, di simulcalizzazione. Comunque saranno i processi di simulazione che, mh, eh, che hanno a che fare con l'economico e col politico in modo estremamente potente, che tenderanno ad assorbire completamente la nostra sfera di libertà. Mentre invece, come stava accennando tu eh, prima, eh, ci sono esperienze artistiche che vanno nella direzione della rottura dei processi di simulazione, cioè dell'introduzione di momenti di, di faglia, di sconnessione. Quelli sono interessanti, quelli sono interessanti, cioè che, che proprio provocano come de, de, degli, dei piccoli smottamenti no? all'interno, per cui non ci si ritrova più bene. E allora si comincia a riflettere, si comincia a riflettere, cioè eh, nella, non tanto andare verso una diciamo tra virgolette banale immersività, banale interattività, ma far vedere proprio come questi processi di immersività e inter interattività si possono interrompere no? per provocare momenti di riflessività. Ecco. Questo a me sembra interessante. Eh, Un'ultima un cosa però volevo dire a proposito del platonismo neoplatonismo che mi interessa moltissimo perché, perché io sono un fan di Platone io penso che l'idea sia la cosa più concreta che esista è una cosa che si tocca l'idea non è, non è una un astrazione non è un concetto astratto no? ecco. ma al di là di quello il, il mio articolo per tornare chiudo subito partiva da una citazione di Plotino una <ride> citazione di Plotino dice neoplatonica no? Plotino dice non bisogna credere che lassù gli dèi e coloro che sono beati vedano delle proposizioni. Ma tutte le cose di cui abbiamo parlato in quel mondo equivalgono a agalmata. Come lo traduciamo agalmata? Agalmata lo traduciamo con eh, belle figure, lo traduciamo con belle immagini. Uh, Agalmata era l'immagine, certo, è anche l'ornamento, no? se andate sul, sul il mio vecchio Rocci dice che va dall'ornamento alla immagine portata in processione durante il rito. No? Allora, Agalmata è la potenza simbolica profonda dell'immagine e questo è il modo in cui pensano gli dei, dice Plotino. E eh, allora qui la questione del concetto si rivede completamente. No? Perché questi sono i concetti è il modo con cui pensano gli dèi. Ecco. Ma perché se sono le, le idee sono i concetti? Come eh, se le due cose fossero Io sto banalizzando con le parole mm. e mi scuso. Allora, queste sono le idee. Vuoi dire che sono i concetti perché lei faceva riferimento al begriff? Non è il concetto, ecco. abbiamo delle differenze. Allora, sono quello che possiamo chiamare una concettualità che si esprime. Tra l'altro, dice Plotino, come i saggi egiziani, no? quando dovevano scrivere, sai, facevano le figure, no? ecco, lì. è una forma di concettualizzazione un po' diversa da quella alla quale noi normalmente siamo abituati a pensare il concetto come il risultato di un processo di astrazione che tra l'altro passa anche per le immagini no? ma le immagini a quel momento sono soltanto un punto di passaggio no, non è così, non funziona in questo modo ecco, queste idee, chiamiamole idee prima ho usato il termine concetto per distinguerlo dal modo tedesco di dire concetto che sembra che si acchiappa una cosa, non funziona così, no? Eh, 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 no, no, queste sono, queste, sono idee, queste sono le idee, cosa che è massimamente concreta. Eh, a me piace molto l'interpretazione che dà del mito della caverna di Platone, di Uremat eh, in quel racconto no, sul, la guerra, che riguarda la guerra, la guerra in inverno nel Tibet, eh, che è molto bella, perché lì praticamente che cosa viene fuori? Scusate, poi mi taccio. Eh, ne avevamo parlato una volta, Mauro Tricori, a <ride> Che cosa viene fuori? Viene fuori che eh, se io dico il mito, il mito della caverna, il racconto, no? poi eh, Mauro e Andrea conoscono benissimo Eidos e Eidolon di Cassire, no? già lo metteva in luce molto bene Cassire, come questo qui che eh, sembra che, che, che compia l'esorcismo dell'ombra e poi non fa altro che raccontare. Non fa altro che raccontare, ma eh, allora... Allora, quando questo viene, viene fuori dalla, dalla caverna, vede la luce, no? il sole, il bene, poi ritorna dentro e vuole convincere noi che lui ha visto la verità. Ma allora ma facciamo bene a ammazzarlo, cioè, ma chi è che non lo ammazza? Allora, se la, uh, io vedo la verità, ma tu sei scemo, hai visto la verità, ma vai a quel paese. No? Questa è la ibris del filosofo. Allora, o Platone è un deficiente o voleva dire qualcos'altro, no? non voleva rappresentare la ibris del filosofo. Quindi c'è qualcosa dietro questa storiella, no? non può essere interpretata così. C'è il mondo delle ombre, c'è il mondo della messa in scena, c'è il mondo del mistero. C'è quello dietro, ecco, che è quello che va approfondito. Platone non è il caso che sia. Il più grande <ride> non è un caso è... io ci devo purtroppo penso richiamare all'ordine <ride> um... scusa anna caterina posso prego Faccio prego i, i consigli per le letture Perché, <ride> oltre a questo bellissimo fascicolo ehm, il numero 394 è dedicato all'intelligenza artificiale abbiamo parlato di algoritmi di simulazione di codici Due, tre numeri fa... No, scusate, ho detto 394, ho sbagliato, non voglio darvi un'indicazione errata. Ehm... È il 393. Comunque, sempre un numero del 2022 è dedicato appunto all'intelligenza artificiale. Il prossimo numero sarà dedicato a Günther Anders, il titolo è L'uomo è antiquato. Eh, sembra che qualcosa diciamo di eh, questo aspetto tecnofobico, e, e dunque, c'è un filone che evidentemente è out out, eh, anche in virtù di una certa contingenza che è da rivendicare, sta, sta perseguendo. E posso spoilerare, giusto? Chias mi dedicherà un, un numero alla guerra. Mi dedicherà il numero 25, una sezione del numero 25, alla guerra sotto un titolo che è questo. Sapete che Merlo Ponti ha scritto un articolo che è intitolato La guerra a eu lieu, il titolo della, della sezione avrà eu. Barato. Prego. guerra eh. Allora, io volevo ringraziare di nuovo i curatori del numero per aver creato insomma, questo campo virtuale, ma assolutamente reale, di, di riflessione. E insomma, questo spazio di gioco in cui, in cui attraverso questo fascicolo, eh, si è costruita questa interrogazione e tutti gli, auto, e gli autori e le autrici che sono intervenuti stasera, e voi per aver eh, seguito fino a tarda notte ormai eh, questo dialogo, questa chiacchiera, e ovviamente anche i nostri ospiti eh, che insomma, hanno permesso questo momento di presentazione e di scambio.